Allora, questi santi in paradiso servono o non servono? Il dibattito verte sul fatto che oggi per avere credito nel mondo di Basilea 2 serve avere delle relazioni, delle conoscenze, delle amicizie. Io trovo che queste considerazioni siano profondamente sbagliate, soprattutto se consideriamo una cosa, che un minuto dopo coloro che affermano queste cose dicono beh, ma allora oggi per andare a prendere soldi da una banca l'unico modo era rapinarla. Mi sembra che queste battute siano un po' eccessive rispetto, come dire, alla soluzione vera. Quindi esiste un punto di incrocio tra queste due opposte teorie, la rapina in banca e l'uso di relazioni indebite? Evidentemente in entrambi i casi stiamo parlando di qualcosa di illegale. Dietro c'è un'opinione. L'opinione sta nel fatto che il credit crunch, cioè la restrizione creditizia, sia una delle colpe collegate al tema di Basilea. Io penso che prima di parlare di analisi di bilancio, di metodo, di studio della centrale dei rischi, eccetera, noi dobbiamo prima di tutto capire quali che sono le regole del gioco. Allora, Basilea, questa famosa Basilea, questo mondo dei rating, cominciamo a capirci. È stato fatto per tutelare le banche? Beh, su questo sicuramente siamo tutti d'accordo. No. Perché no? Beh, perché le banche stanno patendo le regole di Basilea, al punto che le banche vorrebbero impiegare il denaro e non ci riescono. Questo è un concetto molto importante nel nostro metodo, perché non dimentichiamoci che le banche sono un fornitore. I fornitori da che mondo è mondo hanno l'interesse a vendere i loro prodotti. Se non li vendono, non guadagnano. Quindi per quale motivo logico voi pensate che una banca sia contenta di non poter prestarvi il denaro? È illogico come ragionamento, quindi c'è qualcosa che non va. Allora, Basilea non è stato pensato per aiutare le banche, anzi è stato pensato come metodo, come sistema per condizionarle, per impedire che vengano fatte certe cose. Ci arriviamo fra un minuto. È stato fatto per aiutare le imprese? No. Perché voi dite che c'è un credit crunch, c'è una restrizione creditizia, io sono d'accordo. Quindi non è stato fatto né per tutelare le banche né per tutelare le imprese. Essendo le banche delle imprese, non è stato fatto per tutelare il mondo delle imprese. Ma allora per chi è stato fatto tutto questo? Questo è il punto dal quale partire per poi arrivare a capire come ottenere credito dalle banche. È stato fatto per tutelare le famiglie, è stato fatto per tutelare i risparmiatori. Allora facciamo un passo indietro, perché è importante capirci sulle questioni culturali di base, perché altrimenti facciamo delle chiacchiere da bar. Allora, le banche sono, come tutte le aziende, un qualche cosa che fa una trasformazione. C'è un'entrata, c'è un input e c'è un output. All'interno c'è una trasformazione. Come tutte le imprese che voi conoscete, si acquistano dei fattori produttivi, si trasformano e si vendono, cioè si vendono delle merci o dei prodotti. Nel caso di una banca si acquista del denaro, si trasforma quel denaro e si vende quel denaro applicando, abbiamo detto, un margine. Ma a chi viene prestato questo denaro? Viene prestato o alle imprese o allo Stato, cioè alla pubblica amministrazione. Allora qui c'è un punto importante da capire. Ma se voi siete dei risparmiatori, siamo tutti, avrete un conto corrente, quindi toglietevi un attimo il cappello da imprenditore e mettetevi quello di privato cittadino. Magari avete dei depositi, cioè avete dei conti correnti attivi, magari qualcuno potrebbe avere dei titoli, non è importante quello che le forme tecniche nelle quali avete investito il denaro. Il concetto fondamentale è che credo che tutti voi, tutti noi, saremmo contenti che quando un assegno nostro coperto viene staccato, venisse anche pagato. Siamo d'accordo? Allora, Basilea quando nasce? È una storia ormai lunga circa 40 anni, da quando all'interno del sistema capitalistico un'importante banca tedesca ebbe un default. Da lì si cominciò a correre ai ripari. Correre ai ripari nei confronti di che cosa? Della paura che un giorno qualcuno, andando ad uno sportello, trovasse che i fondi non erano disponibili perché quella banca era fallita. E questo è una preoccupazione di tutti i paesi che fanno parte del mondo capitalistico sviluppato. Anche qui, i dibattiti su LinkedIn, sui social forum, i dibattiti per la strada, dicono qualche volta delle frasi un po' forti.
d'accordo, cioè dovremmo fare a meno delle banche. Sì, siamo tutti d'accordo, sarebbe bello in un mondo diverso, ma prima dovreste dirmi qual è il modello di riferimento. Se il mercato capitalistico non vi va bene, e ditemi prima qual è il modello che va meglio del mercato capitalistico, perché altrimenti facciamo un discorso teorico. Su che cosa si basa il mercato capitalistico? Su un concetto fondamentale che è alla base anche del nostro metodo. Dico queste cose come elementi culturali di base prima di arrivare a dare delle soluzioni. Il mercato capitalistico, così come lo conosciamo noi, che vede con la banca un ruolo importante di trasformazione del denaro, come dicevo prima, da un ingresso a un'uscita, viene raccolto dai risparmiatori, semplifico, e impegnato, impiegato in attività produttive. Ebbene, tutto questo si basa sulla fiducia. La fiducia è centrale. Se manca la fiducia, crolla il sistema. A meno che qualcuno di voi pensi che veramente le banche abbiano dei lingotti alla Paperone, per cui se io vado là e dico datemi il denaro, loro vanno dietro, prendono dei lingotti e me li portano, ecco, per tutti coloro che non credono più a queste cose, il sistema si basa sulla fiducia. Tanto è vero che alcuni paesi hanno avuto un crollo della fiducia, e tutti ricordiamo alcuni paesi famosi, insomma l'Argentina o altri, ma anche l'Italia è andato a rischio in alcune situazioni nelle quali ci fu un intervento di Banca d'Italia con prestiti tecnicamente detti overnight, con soluzioni tecniche che hanno rimesso la fiducia all'interno del sistema. Se questa fiducia viene a meno, è chiaro che il sistema può andare in default. Di qui le regole di Basilea, di qui tutto il sistema che conosciamo. Cioè, dobbiamo deciderci delle due l'una: o riteniamo che Basilea sia una ingessatura indebita, o riteniamo che Basilea sia un qualche cosa che serva a tutelare il sistema. Se cominciamo a pensare che Basilea serva a tutelare il sistema, e cioè crea delle regole oggettive, è chiaro che quelle regole oggettive vanno a limitare l'uso dei cosiddetti santi in paradiso. Cioè Basilea ha di fatto impedito l'accesso a sistemi non trasparenti. Questo è Basilea 2, 3, eccetera, tutti i numeri che verranno dopo. Sono sostanzialmente la stessa cosa, un insieme di regole per impedire il default del sistema, obbligando tendenzialmente le banche ad usare delle prassi di finanza corrette. Questo è il punto fondamentale. Allora, se cominciamo a pensare com'è che il credit crunch, cioè la restrizione creditizia, non sia una causa della crisi, ma sia invece la conseguenza della crisi, ed è allora esattamente lo. Allora a questo punto cominciamo a capire una cosa fondamentale. Non ha senso giudicare questa situazione dicendo le banche dovrebbero dare soldi alle imprese perché così fanno girare l'economia. Questa frase è priva di senso dal punto di vista razionale, logico. Anzi, è esattamente l'opposto. Se le banche danno soldi malamente, distruggono l'economia, che è quello che è successo e quello che si sta cercando di evitare con queste regole. Quindi, cattivo credito e santi in paradiso sono esattamente l'opposto di quello che vuole Basilea. Allora voi dovreste essere a favore di regole oggettive, dovreste essere i primi a volere queste regole oggettive. Si parla di immissione di nuova liquidità nel sistema, e anche qui sento delle affermazioni che dicono i soldi andranno sempre agli stessi. Intendiamoci su questo: se intendiamo che i soldi andranno sempre a coloro che hanno delle relazioni, abbiamo detto di no, per la sola ragione del fatto che le nuove regole oggettive impediscono quello che è stato fatto nel passato, cioè uso indebito del denaro a vantaggio di pubbliche amministrazioni o imprese che avevano dei rapporti privilegiati e delle relazioni con le banche. Il fatto che ci siano delle regole oggettive tutela soprattutto coloro che non hanno relazioni, è a vantaggio vostro. Conclusione di questo discorso: primo, non possiamo ragionare con la morale, perché non serve parlare di banca cattiva, non serve. Quello che serve è invece capire come funziona questo mercato. Questo mercato
non si basa sull'interesse, cioè si basa sulla convenienza. Quanto più noi siamo interessanti per le banche, tanto più riusciamo ad ottenere il credito sulla base di regole oggettive. Da qui in avanti cominciamo a studiare come fare ad essere interessanti. Tutto qua.